Allo stadio Mino Favini di Meda si sfidano due squadre in un momento di difficoltà. Il Renate, padrone di casa, non vince da 4 partite. L'Alessandria invece ha perso 3-0 con la Triestina. Bella partenza dei grigi con il mancino di Rossi, traversa e poi al decimo Nichetti su punizione con l'evidente complicità di Fallani. Brutto errore del portiere del Renate che non trattiene il destro di Nichetti. Vantaggio Alessandria. Minuto 21, Foresta in rovesciata, la palla si impenna, sia fa assist, Sepe, destro, vincente. Un'Alessandria cinica, cattiva nei primi 21 minuti di gara. Segna 2 reti, la seconda è il primo gol in maglia Alessandria di Alfonso Sepe. Bravissimo a sfruttare con il destro l'assist di Siafa e a raddoppiare per i suoi. A questo punto si fa vedere il Renate, prima una punizione di Sorrentino che termina larga, poi al 42esimo buco di Gega, Sorrentino, Liverani, grandissima parata, non sarà l'unica nella serata del portiere dell'Alessandria. 44esimo, quasi autogol di Ercolani, bravissimo Liverani. Secondo tempo, cambi nel Renate, Maletic su assist di Procaccio, 2 nuovi entrati vicinissimi ad accorciare le distanze. Poi minuto numero 77 in area, si libera ancora Maletic, il suo sinistro termina molto alto. È un Renate generoso, minuto 88, Maletic e Liverani. Terzo intervento prodigioso della sua partita, siamo già nel recupero quando scatta Garetto, la palla arriva a Iacovo, il destro della classe 2004, è facile stavolta per Liverani. Poi al 94esimo, nuovamente protagonista il portiere dell'Alessandria, doppia uscita, l'ultima su Procaccio, contrasto ruvido ma regolare per l'arbitro signor Viapiana di Catanzaro. C'è ancora tempo per un'ultima paratissima, Garetto dai 25 metri, Liverani stasera una saracinesca. L'Alessandria sbanca 0-2 il Città di Meda grazie ai gol di Nichetti e di Sepe. Fanno festa gli uomini di mister Banchini.